Viva Terra FI5, siamo alla quinta edizione del sandalo che più di tutti, per antonomasia, corrisponde proprio a Teva. Sono legate a doppio filo perché questo è il sandalo più famoso dell'azienda Teva, l'azienda californiana leader nella costruzione di sandali da trekking. Per la primavera estate 2019 presentiamo la nuova edizione. Tenendolo in mano, la prima impressione è sicuramente la leggerezza, è diventato molto molto più leggero. La struttura della tomaia, dei lacci in questo caso, ma tomaia è corretto perché per me veramente è una scarpa al 100%. Comunque la struttura della tomaia, dei lacci è rimasta la stessa. Uno dei motivi per i quali le fettucce dei sandali Teva, tutti i sandali Teva, sono così resistenti nel tempo, perché tutte le fettucce che vediamo che sono inserite qui nella zona della tomaia, vanno a passare, i passanti vanno sotto il sottopiede, sia nella parte davanti che nella parte di dietro, quindi sono uniti qui, sono uniti da un'altra fettuccia e questo lo rende super resistente, quindi è impossibile che si strappa, non viene via come per esempio gli infradito, quelli là che vengono infilati con quella specie di gommino nella suola. Troviamo delle leggere differenze nel design del sottopiede, con un punto di insistenza di arco plantare fondamentale con un'ammortizzazione maggiore e sempre l'attenzione del shock pad nella zona del tallone, con una ammortizzazione di maggior densità. L'intersuola è costituito in poliuretano espanso, quindi molto molto ammortizzata, e nella suola ritroviamo proprio la caratteristica principale di questa scarpa, che è un car armato potentissimo. Design sempre con mescola spider di casa Teva, che garantisce un ottimo grip a tutte quante le tipi di situazioni, e soprattutto troviamo anche la specifica del non marking. È una caratteristica molto interessante che ritroviamo su tutti i tipi di scarpe, sia acquatiche ma non solo. Il non marking fondamentalmente è un tipo di mescola che non lascia tracce, non lascia segni sul terreno, soprattutto fu sviluppata per i terreni indoor, quindi nelle zone per esempio delle palestre dove si lavorava con le scarpe da ginnastica, i classici segni che venivano lasciati sulle suole, per esempio dei campi da basket. Con la tecnologia non marking questo non accadeva, stessa cosa può succedere su delle barche per esempio. Ma nel dettaglio e per le specifiche tecniche consultate il sito bfmountainshop.com, cercate la scheda prodotta Terra FI5 dove ci sono scritte le tecnologie e i pesi. La mia personale opinione per questa scarpa è abbastanza precisa, io è una scarpa e continuo a dire scarpa, anche se effettivamente è un sandalo, di un'efficacia veramente totale. Io l'ho portato per una vita, lo porto ancora per una vita. Gli strap in velcro praticamente potrebbero durare anche 10 anni, hanno una resistenza eccezionale. Gli interni della tomaia, appunto, hanno tutte le zone rinforzate nei punti delle caviglie, che è la zona di protezione maggiore per una scarpa da trekking. La stabilità della tripla fettuccia in velcro è quella che garantisce una stabilità eccezionale. È fondamentalmente sì un sandalo, ma rimane essenzialmente e fondamentalmente una scarpa, perché l'intersuola alta e il sistema di protezione da roccia e tutta quanta la costruzione vi darà la possibilità di fare le migliori camminate, anche e soprattutto per i cammini importanti, tipo il cammino di Santiago, per il quale è uno dei sandali più scelti in assoluto. Non è stato quindi sconvolto più di tanto, è rimasto sempre lo stesso, è più leggero e più piacevole l'ammortizzazione. È sicuramente per me la prima scelta del sandalo tecnico per la vita.